agli argomenti, se li hai raccolti, dei comitati contro il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Hai avuto modo di raccogliere, percepire qualche argomentazione concreta, seria? No, le argomentazioni ci sono, immancabile chiaramente quella della tutela anche a livello di fauna, perché sono stati distribuiti dei volantini dove appunto viene fatto vedere la casa di un picchio, buco e minuto. No, ci posso credere, io volevo essere serio, come la casa di un picchio? Te lo giuro, non so, nido di un picchio, poi c'era l'airone. No, io vado via. No, ragazzi, non si può fare, io gli voglio bene i picchi. Però se levassero da Pietralata, un po' essa che un picchio blocca lo stadio. Ragazzi, fammi i seri, per favore. No, il picchio o portiamo un zoo. Non si può fare. Vai, scusami. Ma pure una colonia dei picchi. Portavo da un'altra parte. Vai, tranquillo, vai. Ma questi che hanno mangiato da ragazzini, sti cittadini? Niente, non è picchio. È picchio, questo è picchio. Era Woody, non lo ricordi Woody Woodpecker? Sì. Fammelo risentire, vai. È lui. Vai. Poi che se picchia, è il picchio. Certo. L'unico picchio che conosco è Picchio De Sisti. Esattamente, grandissimo. Grandissimo giocatore. Però c'era anche un comitato per il sì, c'erano sia quelli del comitato per il no che un comitato per il sì. Scontri, ci sono stati scontri fra i comitati. Che ravvivano i picchi. Verbali qualcosina c'è stato. Ma no, da chi? Da parte di quel no o il sì? Chi era più agguerrito, diciamo? Il no. Te credo, erano i picchi. No, io ragazzi, questo paese era una barzelletta, no, non è concepibile. Scusa Piero, ci sono delle persone che stanno conducendo una battaglia. Che tu stai quasi. Ma le battaglie sono altre, ma che ha battaglia di picchi? Dai, ma fammi ridere, per favore. Manuel, fallo parlare. Il volantino si apre con uno stadio di 60.000 posti da Pietralata e stazione Tiburtina, una follia. Poi breve premessa e vengono elencati appunto i problemi. Il primo è la viabilità intorno allo stadio. Pensavo il picchio. Poi abbiamo inquinamento atmosferico, consumo di suolo, aggressione termica e innalzamento delle temperature. Al cervello sono quelle che si innalzano e i ricoverano, capito? Ogni punto viene Piero, ti prego. No, che te prego? No, ragazzi, però un po' passa tutto. Dai, su, facciamo un po' passa tutto. È la propria opinione. Cioè, lo stadio aumenta l'inquinamento. Tutto il resto va bene, siamo una città con centinaia di migliaia di macchine che vanno in giro tutti i giorni, adesso è lo stadio che crea l'inquinamento. Ma di che parliamo, ragazzi? Arriva Greta Thunberg, fa un po' fa un... Vabbè, ok, mi rendo conto, forse sono stato anche scortese e maleducato e chiedo scusa. Comunque, come diceva Piero, come diceva Piero, noi siamo legati a Picchio De Sisti, invece c'è uno slogan, Picchio De Sisti, cioè De Sisti, voce del verbo desistere, è bellissimo pure questo. Emanuele, dimmi, quanti erano questi? Penso tra le 20 e le 25 persone. Credo che la risposta sia tutta qua. So, poi tra l'altro parenti probabilmente. Vabbè, no? Non lo so. 20-25 persone non è che possono bloccare una città, un progetto da 550 milioni di euro. per picchio. Per picchio. Ma veramente. Veramente, ma io se stavo là litigavo con questi, guarda, io te volevo portare. Il picchio, dovevo un test e picchio. Ma saresti stato lì con questa esperienza. Ci mancava il picchio. Va bene. Grazie, Emanuele. Emanuele, te voglio bene. Un abbraccione.